del territorio. Noi già in qualche modo a livello locale ci siamo attivati, abbiamo portato avanti un protocollo d'intesa con la Comune di Deggiano, con la Fondazione Liga che comprende Oltre Deggiano, protocollo d'intesa teso a innescare dei meccanismi di promozione del territorio stesso. Però noi qui ci attendiamo qualcosa di più e l'occasione a mio avviso è data proprio da questo, diciamo, protocollo d'intesa che è stato, da questo accordo di programma che è stato sottoscritto, come prima abbiamo parlato, tra il Ministero dei Beni Culturali e Regione Campania, che ha trasferito la competenza della Regione a 23 siti culturali campani, tra cui anche il Centro di Padova. Ecco, quindi questa, a mio avviso, è un'occasione storica per una piena valorizzazione di questo monumento, per la promozione a livello nazionale e internazionale e per la creazione di un modello innovativo di sviluppo. Diciamo che questo protocollo, una serie di attività, dicevo, possono essere attivate subito, dalla campagna carte al centro di prenotazione unica, sia per le visite che per gli eventi, alla progettazione e realizzazione di modelli di gestione, alla promozione a livello delle scuole, di restauro e quant'altro. In sostanza, dicevo anche sul protocollo che questo deve avvenire in piena sintonia con quelle che sono gli enti locali e in piena sintonia con il territorio di riferimento, soprattutto con la classe imprenditoriale che è legata al turismo. Ecco perché io faccio promotore, o propongo all'assessore, una sottoscrizione, si discuterà, lavorerà, sarà cambiata, comunque una sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra regione, provincia, tra regione e Stato che hanno sottoscritto l'accordo di programma e la Certosa di Padova stessa, un accordo operativo per la Certosa che comprenda quelli che sono i comuni appartenenti ad un ambito territoriale omogeneo che a mio avviso si può individuare nell'ambito dei comuni delle istituzioni che hanno partecipato a PIC con l'integrazione dei comuni di Oletto, perché comunità della Certosa e di Caggiano, perché questi sono comuni che comunque partecipano attivamente all'attività di sviluppo del valore mondiale. In seconda battuta, insieme al protocollo, è prevista anche l'istituzione di un ufficio unico qui nella Certosa che faccia da supporto al comitato per l'accordo di programma e che faccia da supporto nell'elaborazione delle linee strategiche per il piano strategico stesso. Questo perché? Perché io ritengo che il territorio ha necessità ancora di attenzione da parte della Regione in questo momento e il territorio, a mio avviso, è pronto alle capacità, alla competenza, all'entusiasmo per accettare questa sfida. E, in sostanza, il turismo oggi rappresenta, come tutti quanti abbiamo detto, un fattore importante, forse l'attività economica più importante del nostro territorio, un territorio che stesso le mie campagne è individuato come territorio strategico nel momento di programmazione della coesione europea, e questo programma strategico in effetti noi possiamo dire possiamo diventare cerniera, almeno la nostra vocazione su quel documento programmatico è di cerniera interregionale, visto che qui intercorrono e confluiscono quelli che ci dice esterni di sviluppo che portano all'Adriatico, allo Ionio, all'altro lato. Quindi è che è funzionale questo territorio perché lo ha voluto la Regione a quelli che sono gli interessi della stessa Campania. E quindi in questo discorso noi dobbiamo utilizzare il turismo come fonte di progresso del territorio significa in qualche modo coinvolgere, vendere bene questo territorio, coinvolgere gli operatori, anche gli operatori privati, perché è giusto che ci sia una piena sinergia tra pubblico e privato, il pubblico per la valorizzazione e la promozione, il privato per fare progetti turistici, ma soprattutto per un'accoglienza di qualità, efficienza amministrativa per il pubblico, meno generalità, determinazione da parte del privato per portare avanti un disegno di sviluppo condiviso. Ma in sostanza l'importante in questo momento è che ci sia una piena sinergia da parte di tutti, anche a livello locale, al di là di quelli che sono le appartenenze politiche, di partecipare a crescere questo territorio e portarsi che questi diventino realtà. Grazie. Grazie al sindaco Mortati.
parlare, ascoltando